ragazzi, il mio Gardaffi, oggi siamo qui su In Segreto. L'ho detto proprio incazzato, ero proprio incazzato. E lo sarete anche voi, perché questa serie vi sta piacendo un casino. No, no, non la serie TV, la serie TV non la guardate. E io ovviamente la porto ogni mese. Non so perché, ma mi scordo di registrare In Segreto. Comunque siamo ritornati. Come al solito andiamo a leggere qualche novità, giusto per informarci. Certo, informarci. A un mese del mio 18° compleanno sono rimasto scioccato del fatto che Titti è un maschio. Oh cazzo, non lo sapevo nemmeno io. Ma non ero una femmina? La mia vita è finita, basta, io vado a piangere. Quando avevo 10 anni, mio papà, ogni volta che andava fuori casa e mi lasciava sola, mi diceva di chiudere casa a chiave e non aprire a nessuno. Lui è rimasto fuori a dormire per una notte, non gli ho aperto. Mamma mia, bambina Tug Life. E visto che tutti stanno giocando a Pokémon Go, io direi di cercare Pokémon Go. Perché no? Grazie Nicola per il commento. Una volta sono andato in bagno e giocavo a Pokémon Go, come faccio io con Clash Royale. Mentre facevo i bisogni mi è apparso un Pikachu. Ok, a me non è capitato proprio così, però spero tu lo abbia catturato e non abbia catturato qualcos'altro. Ho fatto vedere a tutti i chilometri, 22 chilometri percorsi su Pokémon Go. Non sanno che uso un programma per far muovere il personaggio. Sono a livello 17, mai uscito di casa. Che tristezza, oh. Però sei un genio. Visto che tutti me lo chiedono, perché non cerchiamo Raffo? Guarda qua quanta roba. Sono pazza di un ragazzo poco più grande di me, che ultimamente si sta comportando in modo diverso e non riesco a capire se è interessato o semplice Raffo della nostra amicizia. Ma io ti ho detto di cercare Raffo. Raffo, guarda, rafforzativo, rafforzando, rafforzare, rafforza, rafforsi. Io basta, basta, mi disiscrivo dal mio canale. Che tristezza. Mi sono finto su Telegram, donna. Ho fatto partire un ragazzo di campagna a Milano. Lì ho detto ci vediamo al Duomo, mentre io sono di un'altra città. Non mi fa tanto ridere il commento, ma il fatto che hai scritto tutte le iniziali in maiuscolo. Gioco a calcio, pallavolo, nuoto, corsa e palla canestro. Ok zio, ma io ti ho chiesto di cercare cane, non pallacanestro. Va bene che c'è cane, però volevo mi stai confondendo, cioè sto esplodendo. Nonostante i miei insegnanti e i miei genitori, non posso smettere di praticare queste discipline perché sono sport relativi a Inazuma Eleven. Però che cazzo c'entra tutto questo con cane? Ah, grazie Riccardo per il commento. I'm Swift, non so come si legge. Comunque grazie per il commento. Mi chiede di cercare la lava. Allora raga, preparatevi, perché questo commento è bello. Mentre giocavo a Minecraft ero in miniera e avevo trovato 5 diamanti e nel prendere i diamante sono caduto nella lava e mi son messi a bestemmiare. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio a tutti per i commenti, sono veramente ogni volta tantissimi e ovviamente non posso cercarli tutti, quindi non vi offendete. Comunque il prossimo episodio, che uscirà probabilmente fra un mese, ne sceglierò altri. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate ed iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video. Beh ragazzi, siamo qui su Clash Royale. Ho un casino di cose da fare, da farvi vedere. Tra cui quella Magical Chess.